forno. È un cosiddetto piatto della domenica, visto che la sua preparazione non è che sia proprio veloce, però è molto gustoso ed è molto buono, per cui vi invito a provarlo. Vediamo quali sono gli ingredienti e vediamo come si fa. Ingredienti per due persone: 200 g di pasta, penne o rigatoni o simili, pasta corta, 200 g di mozzarella, 70 g di parmigiano reggiano o grana padano, sale quanto basta. Per le polpette: 300 g di carne di manzo e o suino macinata, 100 g circa di pane raffermo, pane grattugiato quanto basta, un uovo, 100 g di parmigiano reggiano grana padano, un ciuffo di prezzemolo, sale quanto basta, pepe. Per il ragù, vedi lezione 6, 400 ml di passata di pomodoro, mezza cipolla media, mezza carota media, mezzo gambo di sedano, 25 ml di olio extravergine di oliva, 250 g di carne di manzo e o suino macinata, un quarto di bicchiere di vino rosso o rosato, sale. Preparate il ragù alla bolognese. Per farlo guardate la mia lezione numero 6. Quindi passate alla preparazione delle polpette, mettendo ad ammollare in acqua il pane raffermo. Nel frattempo tritate finemente il prezzemolo. Quando il pane si sarà ammorbidito, prendete la mollica, strizzatela fra le mani, così, e ponetela in un piatto insieme a tutti gli altri ingredienti. Quindi incorporate il tutto. Solo se l'impasto dovesse risultare troppo morbido, aggiungete del pan grattato. Quando avrete terminato, rotolate fra le mani delle piccole porzioni di impasto, facendone delle polpettine che metterete a cuocere nella pentola del sugo che bolle. Fate cuocere la pasta, scolatela al dente. Per sapere cosa significa, guardate la mia lezione numero 2. In particolare, toglietela 3-4 minuti prima e poi rimettetela nella pentola. Aggiungeteci parecchio ragù con le polpettine e mescolate bene. Dopodiché disponete sul piano di lavoro una teglia da forno, come questa, il sugo, la mozzarella ed il formaggio. Quindi versate sul fondo un po' di ragù senza polpettine, anche se io non l'ho fatto. Poi fate uno strato di pasta, così, e aggiungeteci della mozzarella tagliata a fettine. Il formaggio grattugiato, ed infine abbondante sugo con le polpettine.
Fate un secondo ed ultimo strato di pasta che condirete solo col sugo e formaggio. Preriscaldate il forno per 10 minuti a 180 gradi e fate cuocere per 30 minuti circa, spostando la teglia gli ultimi 5 minuti sul ripiano superiore per fare abbrustolire un po' la pasta. E questo è il risultato finale. Avete visto? Non è difficile da farsi. La cosa che richiede maggiore preparazione è il ragù, visto che ha necessità di una cottura piuttosto lunga. Per il resto la sua esecuzione è veloce. Bene, vi saluto e alla prossima lezione di cucina italiana. Ciao!